Esistono dei luoghi che, per il fascino particolare dell'ambiente, la posizione elevata che li rende visibili da lontano, la presenza di una fresca sorgente o per altri misteriosi motivi, assumono fin dai tempi più remoti una particolare impronta di sacralità. Sono località quasi sempre collegate all'acqua, o perché le attraversa un fiume suggestivo, o perché vi sgorga una sorgente ricca di gamberi commestibili. Da sempre l'acqua è stata sentita come origine di fertilità e di vita, la grande madre di uomini e animali che feconda le terre. L'acqua dà la vita, l'acqua contiene la vita. Attorno allo scorrere della vita, in una profonda comunanza con essa, sorgono le più antiche comunità contadine. In questo ambiente, attorno ad alcuni luoghi particolarmente suggestivi, si concentra la coscienza di questa sacralità e vengono costruiti, fin dall'antichità, recinti, cippi, capitelli, piccole costruzioni che offrono la possibilità di tradurre nella concretezza di un rito questo misterioso rapporto tra gli eterni ritmi della natura e la labile e temporanea presenza del singolo uomo. Sui grandi spazi delle grave che favoriscono i guadi sorgono tuttora chiari segnali architettonici di questo desiderio di creare un perno tra il cielo e la terra. La località su cui sorge la pieve di San Giorgio conserva deboli tracce di questa antica presenza del sacro. I resti di un'antica condotta idrica romana, alcune fosse sepolcrali, i resti di qualche fondazione di muro, un massiccio sarcofago romano attualmente utilizzato come altare e pochi altri ritrovamenti archeologici ci testimoniano il permanere attraverso i secoli, anche nel periodo romano, di questa coscienza culturale che lega l'acqua con l'eternità della tomba, il continuo fluire della vita da cui emerge il desiderio di sopravvivenza oltre la morte. Terra di confine tra la vita e la morte, la località di San Giorgio segna anche un altro confine, il luogo dove il Piave, uscito dalle strettoie delle Prealpi, si allarga e rende possibile un facile attraversamento. È attraverso questi guadi che si spingono le milizie romane, dirigendovi le loro diritte vie, di cui rimangono tuttora evidenti testimonianze. Ma è attraverso questi stessi guadi che discenderanno gli eserciti barbarici per spingersi verso le ricche pianure della Bassa attraverso la via ungaresca. Ed è proprio qui, nei dintorni di San Polo, che passeranno scorrerie e invasioni, prima dei Longobardi e poi via via di altri popoli, fino alle penetrazioni ungariche del 1300 e del 1400. Posto proprio a cavallo di questi drammatici punti di passaggio, il popolo contadino, senza armi, incapace di combattere, ma bisognoso di difendere il proprio lavoro, costruisce la sua esile, povera difesa. Un luogo nel quale sia possibile dare un senso profondo alla propria tragica condizione di vita, un luogo dove sentirsi uniti, legati assieme, protetti, un luogo in cui proiettare i propri desideri ed esorcizzare il proprio dolore e le proprie paure. È questa la pieve, dal latino plebs plebis, che significa popolo. Ed è così che questo luogo della socialità diviene l'immagine speculare delle sofferenze del popolo e dell'evolversi della sua condizione. Anche la pieve di San Giorgio si modifica nel tempo e diventa sempre più grande mano a mano che il popolo cresce di importanza e di numero. I successivi ampliamenti della pianta dall'VIII al XVII secolo, ancora oggi ben visibili,
testimoniano la progressiva importanza che va assumendo questa pieve, che prima fu a lungo contesa tra i Caminesi, signori di Treviso, e il patriarcato di Aquileia, per finire poi, successivamente, inglobata dalla Repubblica di Venezia. Ma è nell'originaria aula quadrata che nel 1466 vengono realizzati i più interessanti cicli di affreschi da parte di un ignoto maestro di San Giorgio. Tutto il ciclo pittorico del cosiddetto Maestro di San Giorgio può essere letto e interpretato da due punti di vista. Da una parte, gli affreschi rappresentano i tradizionali simboli della salvezza spirituale, della resurrezione, della difesa della fede, del martirio per essa e della predicazione di essa. Dall'altra parte, l'autore propone per immagini le aspirazioni, le ansie, i timori e le speranze della gente del luogo e con esse i segni delle credenze popolari, della devozione religiosa, sino di certe abitudini alimentari. Come in un'immagine di un gruppo familiare, il San Francesco, il bambino e la Madonna ci rappresentano la fede che nasce. E con essa subito la promessa di resurrezione, simboleggiata quest'ultima dalla melagrana che ritroviamo poi nel fregio che corre in alto lungo gli affreschi. Appare chiara la coesistenza di simboli della religiosità e di segni della vita materiale del luogo. C'è il ricordo evangelico dell'ultimo ritrovarsi insieme, il Cristo e gli Apostoli, attorno a una tavola. C'è lo stupore dipinto sui volti dei discepoli all'annuncio del prossimo tradimento. C'è l'interrogarsi a vicenda che crea movimento e scomposizione della scena quasi in episodi autonomi. Ma c'è anche quell'espediente un po' ingenuo del dipingere la tavola imbandita rovesciata contro ogni legge fisica e prospettica per mostrare con chiarezza all'osservatore i cibi su di essa. Possiamo così notare la presenza, a vivi colori, della polenta, dei gamberi di fiume, del pesce che i contadini consumavano accompagnandoli col vino dei loro vigneti. Tutti simboli di vita e abbondanza terrene, ma anche di speranza. Forse i gamberi che in primavera cambiano corazza rappresentano la nuova vita, la resurrezione promessa da Dio. Attraverso l'intrusione del mondo contadino nell'evento religioso si manifesta il mescolarsi delle due diverse culture. Quella popolare, fatta di spiegazioni ingenue dei fenomeni naturali, di credenze superstiziose, di sudore e fatica. E quella dominante, che fornisce i simboli, le immagini, le soluzioni ultraterrene ai dubbi e ai mali della vita. Sulla parete est troviamo i resti di un affascinante ciclo,
Purtroppo il successivo sfondamento del muro per inserirvi l'abside ha distrutto due dei quattro affreschi che raccontavano la bella storia di San Giorgio, che salva la principessa offerta in olocausto al drago. Si tratta di una materia che si pone a metà strada tra le antiche favole popolari, raccontate nelle stalle durante le fredde serate invernali, e la sofisticata tradizione delle antiche leggende dotte. Capitolo primo. Come San Zorzi, cavaliero, trovò la donzella Soletta suso la riva dello lago e domanda che la faceva e quale nazione era. Ella rispose: io son pagana e fiola dello re della città e aspetto un drago che mi devi ammanziare. Caro messiere, toleve via presto che lui nove alcise. E San Zorzi dice: se tu vuoi credere in Gesù Cristo e fare te battezzare, da questo dragon te voglio liberare. Ella rispose: messiere, questo voglio fare. E gli occhi dei contadini, scorrendo lungo i fregi dell'affresco, dove riconoscevano l'aspro sapore dei frutti delle loro case, ritrovavano nella chiesa di San Giorgio lo spazio idoneo per ricomporre il senso della propria esistenza. Il popolo dei dintorni evidentemente aumentava e conveniva sempre più numeroso a pregare e a costruirsi il bel sogno di felicità capace di sconfiggere ogni male, ogni mostruosità, ogni drago. E ancora una volta, nel bel sogno rinascimentale del capitolo quarto, l'acqua porta la salvezza. E fu apparecchiata l'acqua del fonte, e San Zorzi, in nome del Cristo, cominciò a battezzare lo re e la regina e la fiola e tutta la gente della città e molti della provincia, migliari e centenari. E poi sempre la donzella fu devotissima femmina di Gesù Cristo. Ma anche altri mali, più concretamente visibili, angustiavano la vita del contadino del Cinquecento. Le frecce nel corpo di San Sebastiano sono lo strumento del martirio per la fede e la presenza accanto di San Bernardino garantisce la diffusione di essa attraverso la predicazione. Ma le frecce sono anche il simbolo della peste, da cui il santo deve proteggere i fedeli. La peste, che è mandata da Dio per punire i malvagi, infetta l'aria, provocando le piaghe del male. Così credevano i contadini, non solo i contadini, ma anche le autorità sanitarie e religiose, fino al 1500 inoltrato. Sulla parete di fronte, un'immagine un po' rozza di San Rocco, che mostra la piaga, testimonia il passaggio, ormai in pieno Cinquecento, alla convinzione che la peste fosse una malattia interna del corpo e che si trasmettesse con il contagio. L'affresco è un ex voto, un ringraziamento per il pericolo scampato rivolto al santo,
che nella devozione ufficiale sta ormai soppiantando la figura protettiva di San Sebastiano. Anche se per molto tempo i due santi coesistono ed anzi appaiono spesso assieme come doppia assicurazione contro il male, nell'incertezza della sua origine. A conferma della duplice funzione degli affreschi, l'immagine che rappresenta San Giacomo Maggiore e Sant'Antonio Abate. Entrambi simboleggiano l'azione di diffusione della fede e la lotta contro il demonio. Hanno come armi i libri, il bastone da pellegrino, la croce e il campanello che mette in fuga gli spiriti maligni. Ma i due santi sono anche legati alla convenzione popolare che l'uno favorisca il buon tempo e salvi dai reumatismi e l'altro protegga il bestiame e allontani le malattie. Insomma, gli affreschi ci ricordano come le millenarie abitudini contadine volte ad allontanare le disgrazie dovute ai fenomeni naturali, cui era soggetta molto più di oggi la vita umana, fossero legate a pratiche propiziatorie nelle quali si innestava la fede religiosa. In effetti, il mondo contadino mantenne per molti secoli i riti, le feste, le credenze del paganesimo, e la Chiesa ha dovuto faticare non poco per modificare l'immaginario della collettività agricola nella visione cristiana e cattolica dell'esistenza.